Allora, di nuovo nella campagna del signor Peppino, qua c'è questo cartone con dei residui di cibo che ho visto. Ok, via, anche questo. Puzza, chiaramente. Via. Poi, vedete, piatti di plastica, chiaramente una persona che dice di amare la natura e quindi fondamentalmente lascia del cibo avvelenato vicino ai suoi stessi alberi e dice che si preoccupa di cosa poi i nipotini devono mangiare. Bene, interessante. Però la chicca è qua. È qua. Allora, qua dentro, che è chiuso con un lucchetto, c'è del cibo. Dice che qua dentro c'ha le galline, dice anche di avere un gattino che sta cercando di curare. Ebbene, qua dentro, però con questo cavolo di flash non si vede. Ma qua dentro c'è del cibo con delle bustine blu. Eh sì. Allora, forse entrando da questo buchino, forse posso far vedere. Si vede? Si vede? No, non si vede. E non si vede, e non si vede. Non si vede, no. Però ci sono un sacco di cose strane, ecco. Vabbè, non si vede, dai. Ho appena visto un altro buchino. Oh, mi sa che da questo ce la facciamo. Fa vedere, no? Ecco. Eccola, cibo con bustine blu. Più in alto, cibo con bustine blu. Ecco. Mi dispiace, ma questa è più che una prova. Diceva che qua teneva le galline, il signore, e invece quello è cibo con bustine blu. Ah? Caro Peppino, cibo con bustine blu. Qua c'è il lucchetto, no? Il signore viene la mattina e caccia queste cose. Vi faccio rivedere? Sì, le facciamo rivedere. Eccole là. Avanzi di carne con bustine blu. Beh, le lasciate a insaporire la notte, immagino. Vabbè. E quindi si dice che questa sia proprietà privata. È che io non posso fare niente e nel frattempo devo semplicemente attendere che faccia quello che faccia. Non lo so, che cosa cazzo si deve fare in questi casi? E poi mi vengono a dire, ma perché non contatti le autorità? Le autorità? Questa è la campagna del signor Peppino. Questa è la legna che io, che sto facendo il video, gli ho anche accatastato, perché lui ha potato gli alberi, alberi al veleno. Perché comunque questi piatti contenevano cibo avvelenato, sono rimasti qua, evidentemente non gliene frega niente, o forse per lui è un modo per capire chi viene. Ah, piccole tattiche. Vabbè, vabbè. Diceva anche, no, a me mi hanno rubato le arance. E io chiaramente pensavo anche di sentirmi in colpa, perché dicevo, io abito qua vicino, ancora penserà che sono stata io. No, non solo. Deve anche fare questa cosa qua. Vabbè. Qua è dove tiene, presumo, le galline. Vabbè. Comunque.